Facciamo quindi un altro esercizio. Un modulatore numerico ha a disposizione le seguenti forme d'onda: S con 1 e T uguale meno D si con 1 più radice di 3 mezzi D si con 2 di T. S con 2 uguale radice 3 mezzi di si con 2. S con 3, ci vuole un po' di tempo, sono 8, uguale di si con 1, quindi copiate la svelta oppure seguitemi così ascoltate quello che dico. Di si con 1 di T più radice 3 mezzi di si con 2 di T. S con 4 uguale meno D mezzi si con 1 di T. S con 5 uguale D mezzi si con 1 di T. S con 6 uguale meno D si con 1 di T meno radice 3 mezzi D si con 2 di T. S con 7 uguale meno radice 3 mezzi D si con 2 di T. E infine S con 8 uguale D si con 1 di T meno radice 3 mezzi D si con 2 di T, dove si con 1 è D una costante positiva, si con 1 è un impulso rettangolare a lunghezza T, 1 su radice di T o di T, lo disegno, 1 su radice di T fino a T, mentre psi con 2 di T è uguale a U di T mezzi sempre 1 su radice di T, U di T mezzi di T meno U di T mezzi di T meno T mezzi. Insomma, due impulsi rettangolari a durata T mezzi, il secondo traslato a destra di T mezzi, e quindi abbiamo cambiato di segno, quindi è negativo, e quindi abbiamo 1 su radice di T qui meno 1 su radice di T di mezzi T T. Ok? T uguale a un millisecondo. In recezione si utilizza la regola ML. Prima domanda: trovare la rappresentazione geometrica dei segnali. Qui serve S1 vettore, S con 8 vettori. E disegnare le regioni di incisione. Rappresentazione geometrica dei segnali e disegnare le regioni di incisione. Domanda B: calcolare il bit rate più altre cose che non abbiamo ancora fatto, quindi non ve lo dico. Domanda C: nearest neighbor union bound e nearest neighbor approximation nel caso in cui il condizione è 0 uguale. Facciamo l'esempio precedente: D min su 2 sigma uguale 4, così abbiamo anche quanto vale il
8 abbiamo detto, no, 4. Tanto non ci interessa. Il problema è un po' più complicato, ma non abbiamo fatto le cose necessarie per risolvere la versione più complicata, e quindi diamo il tetra costante di min su di sigma pari a 4. Così sappiamo anche quanto fa qui 4, perché l'abbiamo calcolato nell'esercizio precedente. Questo è il terzo esercizio, proviamo a svolgerlo. Domanda A, rappresentazione geometrica dei segnali. La rappresentazione geometrica dei segnali, vi ricordo che consiste nel trovare gli m, in questo caso 8, vettori rappresentativi di quelle 8 forme d'onda. Ma i vettori rappresentativi sono i vettori delle coordinate rispetto a un set di funzioni di base. Ci servono, come prima cosa, le due funzioni, le q funzioni di base, dove q è la dimensione data dello spazio di segnale. Quindi dobbiamo capire prima di tutto quali sono le funzioni di base, e poi proiettando ogni segnale s con i sulle funzioni di base otteniamo le coordinate, e quello è il vettore rappresentativo s con i vettori. Come trovare le funzioni di base? Scusate, ma qui ho dimenticato l'argomento t ai segnali, sicuramente s con i di t, ok? Come trovare queste funzioni di base? Beh, la risorsa ultima, come detto, è ricorrere al processo di automatizzazione di Gram-Schmidt. Nella pratica uno guarda un po' quella costellazione, se la disegna, la guarda, cerca di capire qualcosa. Cosa viene in mente? Ma non ce l'abbiamo già, professore? Cioè, che cosa? Non sono direttamente quelle le forme della base? Se sono quelle lo devi dimostrare, lo può dimostrare. No. Perché no? No, non sono ortogonali però, credo. Allora dobbiamo ragionarci un attimo. In ogni caso vedo da subito che tutti i segnali sono scritti come combinazione lineare di due funzioni, ψ1 e ψ2. Quindi la cardinalità del, scusate, la dimensionalità dello spazio di stato non può essere maggiore di 2, perché tutti si scrivono come combinazione lineare di due funzioni, quindi al massimo c'è due funzioni realmente indipendenti. Chi sono queste due funzioni? Ψ1 e ψ2. Ma ψ1 e ψ2 sono ortogonali. E guardate, uno è un rettangolo da 0 a t, l'altro sono due rettangoli, uno fino a t mezzi, l'altro da t mezzi a t ribaltato, quindi cambiato di segno, negativo. Se fate il prodotto del primo per il secondo, ψ1 per ψ2, ottengo ψ2, perché ψ1 si chiama 1. Se moltiplicate 1 per ψ2 ottenete ψ2. E se fate l'integrale, quindi prodotto e integrale, si chiama prodotto scalare. Ma l'integrale di questo qua fa 0, perché c'è un'area positiva più un'area negativa, uguale. Quindi quelle due funzioni sono ortogonali. E allora, gli otto segnali sono già dati come combinazione lineare di due funzioni che sono ortogonali tra di loro. Q fa 2. Cioè la dimensionalità dello spazio segnale è 2. Anzi, so già che sono le due funzioni di base, perché sono già scritti come combinazione lineare di due funzioni ortogonali tra di loro. Quindi le due funzioni in base sono quelle due funzioni normalizzate a 1, perché noi le vogliamo sempre ortonormali. Però è facile, perché sono già ortogonali. Per rendere ortonormali bisogna soltanto normalizzarle a 1, cioè dividerle per la propria energia. Ma in realtà vedo che sono già energie unitarie, perché ψ1 è un impulso rettangolare ad altezza 1 su radice t. Quando fate ψ1 quadro avete un impulso rettangolare ad altezza 1 su t, e quando fate l'area, base t, per altezza 1 su t fa 1, quindi sono già energie unitarie. Quindi, rispondendo a vostra collega alla domanda di prima, non ce l'abbiamo già scritte come combinazione lineare di funzioni ortonormali? La risposta è sì, però andava dimostrato. Ok? Le funzioni di base sono ψ1 e t e ψ2 e t, base
orto normale di S sono già scritti come combinazione lineare ψ1 e ψ2, quindi non c'è proprio nulla da fare. E allora S con 1 è meno D e radici 3 mezzi D. S con 2 è radice 3 mezzi D. Scusate, 0 radice 3 mezzi D. S con 3 è D e poi radice 3 mezzi D. S con 4 è meno di mezzi. E 0. S con 5 è di mezzi e 0. No, c'è un errore, S con 4. Ah, sì, è meno. Di qua è meno di. Quindi è un mezzo e 0. S con 6 è meno D alla X e meno radice 3 mezzi da X. S con 7 è 0 meno radice 3 mezzi D. Finalmente S con 8 è D alla X e meno radice 3 mezzi D alla X come coordinata. Ok? Insomma, il coefficiente moltiplicativo di psi con 1 si chiama coordinata X e il coefficiente moltiplicativo di psi con 2 si chiama coordinata Y, quindi ognuno di voi se lo può vedere sulla propria, sul proprio quaderno. Per non portarmi dietro tutto questo lavagna di numeretti, faccio direttamente un disegnino dove riporto la costellazione dei segnali. Allora, S con 1 è meno 1 e più meno D e più radice 3 mezzi D. Quindi questa è S con 1. S con 2 invece è 0 radice 3 mezzi D. Noi stiamo qua. S con 3 è D e radice 3 mezzi D. Quindi stiamo qui. S con 3. S con 4 dove sta? Meno di mezzi, 0. Quindi stiamo qui. Poi S con 5 più di mezzi 0. S con 5. E poi 6 dove sta? Meno D, meno radice 3 mezzi D. Quindi siamo qua, se questo è meno radice 3 mezzi D, stiamo qui. S con 7 è 0 meno radice 3 mezzi D, quindi stiamo qui. Insomma, come vedete, era più facile il disegno che non la scrittura, perché
E l'ultimo sarà qui, immagino. S con 8 è più D e meno 10 per mezzo D, quindi è più. Ok? Sì. Penso che vi debba ricordare qualcosa il numero, radici 3 mezzi e un mezzo. Sono coseno e seno a 60 gradi, quindi questi sono triangoli equilateri, questi qui. Ok? Sì. Quindi vuol dire che questa qui, che questo qui è D, perché da meno di mezzo è di mezzo, e questo qui è sempre D. Sono tutti triangoli equilateri. Quindi magari, vabbè, una volta che l'ho rappresentato così, questi vettori non servono a nulla perché stanno scritti lì. La ridisegno in maniera un po' più pulita qui a fianco. Vedete? Da meno di mezzo e di mezzo, questo è D. Da 0 a meno D, questo è D. Questa dice 3 mezzi D. Quindi vuol dire questo qui quant'è? Dicevo prima, perché questo qui sarebbe questo radice 3 mezzi il coseno e di mezzo il seno, quindi vuol dire questo è 30 gradi, quindi vuol dire questo è 60 gradi e quindi vuol dire questo è D. Sono tutti triangoli equilateri. Ok? Quindi disegnato in maniera un po' più pulita abbiamo 1, 2 e 3. Altro sta qui 1 e 2 e poi ancora 1, 2 e 3, stanno così segnati. Ok? E tutte le distanze fra segnali vicini sono tutte quante D. Ho rifatto il disegno un po' meglio, questa è in scala, quello non è tanto in scala, vedete, sembra troppo schiacciato. È importante fare un disegno fatto bene, altrimenti le regioni incisioni non vengono bene. E si legge da sinistra verso destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Vabbè, ce lo metto sopra. S con 1, S con 2, S con 3, S con 4, S con 5, S con 6, S con 7, S con 8. Regioni di decisione. Procediamo poco per volta, ma in realtà se avete tre segnali messi sui vertici di un triangolo equilatero, ok? D, e allora è chiaro che le tre regioni di decisione sono queste. Ok? Sì. E quindi qua devo disegnare 2 e 3 sono separati da questa. Ok? Poi 3 e 5 sono separati da questa. 2 e 3 sono separati da questa e mi fermo un attimo. Poi 1 e 2 sono separati da questa. 2 e 4 sono separati da questa e 1 e 4 sono separati da questa. Ok? Sto individuando questo triangolo qui e faccio quella divisione lì. Poi c'è 4 e 5, così. E poi qua sotto un altro triangolo, quindi vuol dire che 6 e 7 sono separati da questa, 4 e 6 da questa, 4 e 7 da questa. E stessa cosa per 8, 7 e 8 sono separati qui, così, 5 e 7 sono separati così, e 5 e 8 sono separati così. Va bene?
con questi che stanno messi così, 60 gradi, 60 gradi, 60 gradi, ok? Perché è un triangolo equilatero. E quindi qua, se devo proseguire, vuol dire questo qui va avanti, prima o poi arriva qua così, e quindi vuol dire che 3 e 8 sono separati da questa. Ok? Perché infatti se metto un asse di simmetria, un punto qui, è chiaro che questo è più vicino a 8 e non a 5, perché queste due prima o poi si chiudono. Per questo dico è importante fare bene il disegno. Sì. Stessa cosa di qua, anzi è simmetrico. E quindi qua posso finalmente aggiustarle meglio e finire il disegno. Ok? Queste sono le 8 regioni di visione. E gli 8 segnali. Ci mancano l'asse X e l'asse Y. Ma l'asse X è quello che passa per S con 2 e S con 7. E l'asse X è quello che passa per S con 4 e S con 5. E questi due stanno più o meno di mezzo, come sta scritto lì a fianco. E questi due invece sono a più o meno D, e gli altri tutti quanti a distanza di D l'uno dall'altro. Ok? Quindi mi fate cancellare quello che riporta le coordinate. Ce lo dovremmo ricordare. Questa è la risposta alla domanda A. Rappresentazione geometrica dei segnali era l'elenco di quegli 8 vettori, che poi ho anche disegnato. Regione di incisione è l'elenco di quelle 8 regioni che non ho elencato, ma le ho direttamente disegnate perché sto in R2, quindi è facile disegnare. Se invece era una modulazione a dimensionalità maggiore, 4, 8, 16, allora non potevo fare un disegno di una regione di incisione che ha dimensionalità 16. Dovevo soltanto descriverla con un set di equazioni. Domanda B. Bitrate. Vabbè, questa è una domanda ridicolmente semplice, perché io ho 8 forme d'onda al modulatore, vuol dire che sto mandando 3 bit, giusto? E infatti è log 2 di m il numero di bit che mando ogni volta che uso il canale, cioè ogni volta mando una forma d'onda, ma io mando una forma d'onda ogni t uguale 1 millisecondo. Il bitrate, come già detto qualche lezione fa, è log 2 di m su t, cioè 3 bit ogni 1 millisecondo, e cioè 3 kilobit al secondo. Quindi questa risposta è talmente semplice che la scrivo direttamente nella qui. Infatti non era questa la domanda difficile, era quella che veniva dopo. Calcolare efficienza in banda e efficienza in potenza, che però non possiamo ancora fare. Infine, se rimane tempo, ma spero di sì. Sì, mancano 20 minuti, ce la facciamo. Tranquillamente, trovare la nearest neighbor approximation e il nearest neighbor union bound quando D sub 2 sigma fa 4. E qui è abbastanza semplice, perché nearest neighbor union bound sappiamo che è probabilità di errore sul simbolo minore o uguale del numero medio di vicini a distanza, scusate, numero medio di vicini per Q di min su 2 sigma. Ma il nostro di min si chiama D, perché ovviamente tutti i segnali sono a distanza D fra di loro, oddio, non tutti i segnali vicini sono a distanza D. Quindi la mia distanza si chiama D. In ogni caso questo numero qui fa 4. Quindi avremmo potuto dire nearest neighbor approximation, nearest neighbor union bound quando D su 2 sigma fa 4. Perché D era un parametro dato al problema. Ma in realtà nel nostro caso D, che è un parametro assegnato, corrisponde a D min, quindi siamo a posto.
numero medio di vicini a distanza, numero medio di vicini. Allora, ci sono i quattro segnali agli spigoli in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso a destra, che hanno ognuno 1, 2 e 3 vicini. Quindi 4 segnali su un totale di 8, cioè la metà dei segnali, a 3 vicini. L'altra metà dei segnali, che sono i segnali 2, 4, 5 e 7, hanno, vediamo un po', il 2 c'ha 1, 2, 3 e 4 vicini. Il 4 ce n'ha 1, 2, 3, 4 e 5 vicini. E allora dobbiamo fare che 2 segnali su 8, cioè un quarto, hanno 4 vicini. E sto parlando di quello centrale in alto e di quello centrale in basso, cioè 2 e 7. Hanno infatti 1, 2, 3 e 4 vicini. E infine gli ultimi due, i due centrali, cioè il 4 e il 5, cioè 2 su un totale di 8, cioè l'ultimo quarto dei segnali, hanno, abbiamo detto, 5 vicini. Infatti il 4 ce n'ha 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo 5, 4, 9 e 6, 15 quarti. Quindi questo fa 15 quarti Q di 4, che abbiamo detto faceva 3 17 per 10 a meno 5. E quindi, se qualcuno ha la calcolatrice, quanto fa 3 17 per 10 a meno 5? 1,37 per 10 a meno 4. 1,4 per 10 a meno 4. Ecco qui il nearest neighbor, lo union bound. Nearest neighbor approximation. Beh, ogni segnale ha un certo numero di vicini a distanza di min. Sì. Q di min su 2 sigma è piuttosto piccola, molto meglio di 1, sì, è 10 a meno 5. La posso utilizzare, la utilizzo. E allora è numero medio vicini a distanza di min per Q di min su 2 sigma. Cioè una costante per Q in 4. E questa costante è il numero medio vicini a distanza di min. Vediamo. I quattro segnali di spigoli 1, 3, 6 e 8 hanno 1 e 2 vicini a distanza di min, perché il terzo è molto lontano. È chiaro? S con 1 a S con 2 a distanza di S con 4 a distanza di ed S con 6 a distanza radice 3 e mezzo, radice 3 e mezzo, radice 3 di, molto più grande di D. Quindi, se vi ricordate, se Q in D su 2 sigma fa 10 a meno 5, Q in radice 3 volte D su 2 sigma farà 10 a meno 10. Quindi proprio lo possiamo trascurare senza problemi. Quindi, dicevamo, i simboli degli spigoli, che sono la metà, che sono 4 su 8, hanno 2 vicine a distanza di min. Un quarto per 2. Poi, questi simboli 4 su 8, un mezzo, scusate, non 4. Poi dicevo, i segnali 2 e 7 hanno 1, 2, 3 e 4 vicini a distanza di min, come prima. Tutti vicini sono a distanza di min.
quindi corrisponde col conto di prima, quindi un quarto per 4, perché due segnali sono totali di 8, questi qua, quindi un quarto dei segnali, hanno 4 vicini a distanza di min, 1, 2, 3 e 4, perché tutti i vicini erano già a distanza di min. Ma me ne sei dovuto accorgere prima, perché è una costellazione molto regolare. E infine gli ultimi due segnali, quelli centrali, il 6, il 5 e il 4, hanno 1, 2, 3, 4 e 5, anche lui tutti i suoi vicini sono tutti a distanza di min. E quindi più un quarto per 5. E quindi il conto è lo stesso di prima, quindi abbiamo 5, 4, 9 e 4, 13 quarti. È un po' più piccolo. 13 quarti, qui 4. Cioè 13 quarti per 3, 17, 10 meno 5, che fa? 1,2. 1 e 2 per 10 meno 4. Ora, qualcuno potrebbe dire, non è che non mi sembra un grosso guadagno passare da 1,37 che è un upper bound a 1,2 che è invece un'approssimazione. È vero, ma perché questa è una costellazione semplicissima che ha soltanto m segnali. Pensate invece a una costellazione che ha un numero molto maggiore di segnali e in cui tutti i vicini non sono a distanza di min. Allora lì l'approssimazione è molto buona ed è più tight dell'upper bound. Ok? Va bene, direi che mancano 10 minuti al fine lezione, ma 9 minuti, ma non se ne parla di cominciare l'argomento teoria adesso, quindi ci vediamo la prossima settimana, che è lunedì